Ciao donne e uomini nudi e bentornati qui su Car Mechanic Simulator 2021. Parto subito col dire che ho letto tutti i vostri messaggi, sia quelli privati arrivati su Telegram, e tutti i link li trovate qua sotto, sapete già tutto. E molti mi dicono: vai dallo sfascia carrozze e prendi delle auto moddate. E io qualcosa ho scaricato, adesso vediamo lo sfascio che cosa trovo. Direi che la McLaren andrebbe bene, ma quella per farci ancora più soldi, per diventare proprio ricchissimi in una maniera schifosa. Ogni tanto faccio qualche auto moddata che so che vi piace. Ok, eccoci qui allo sfascio. Cosa abbiamo qui? La Sierra. No, vabbè, qua non è niente di moddato, è semplicemente una macchina rovinata dalla vita. Taccazzo! No, no, non c'è taccazzo. Ciao. Io ho scaricato un sacco di roba, quella che volevate voi, ma qua non c'è niente. Mi sa che dobbiamo andarla a cercare alle aste. Oh oh, aspetta, è andata McLaren. Vabbè, ma è ovunque. Guarda, ti comprerei giusto per averti lì. Dai, ti ricompro. Quanto vogliono? Che io ho già paura adesso di quanto chiedono. Vabbè. Officino, parcheggio, parcheggio. Perché poi questa la parcheggerò magari poi vicino all'altra. Per adesso abbiamo fuori una Supra e metteremo anche questa. Questa magari non la vendo nemmeno. Vediamo che cos'altro ci offre il mercato. No, vabbè, dai. Questa volta andiamo alle aste. Vediamo se c'è qualcosa all'asta. Speriamo di non doverci ammazzare di soldi. Ok, cominciamo con quelle che forse si risparmia qualcosina, ma giusto un po'. E non troviamo niente. No, l'ha Pinto, vai via da casa mia. Ok, queste no, non c'è praticamente nulla che ci interessa, quindi niente. Car Auctions Kowalski. Comunque, e qua troviamo, oh, la 4. Comunque, l'RS6 Avant. Beh, questa la prendiamo, eh. Questa me l'avete anche chiesta spesso e volentieri, e io che vi devo dire, vi ascolto. Però è in uno stato un po' particolare, assurda. Bella, vediamo un po'. Madonna, qua ci facciamo male. Ecco, qua già offrono come le bestie. Io ancora ho offerto una volta sola, è già bastato. Boh, fanno tutto loro, va bene. Ok, offrite, offrite. Voi che siete ricchi, offrite. Sì, vabbè, raga, fate tutto voi. 90.000 siamo, 93. Dai, offro anch'io una volta, prima dei 100.000. Toh, 108.000. Sì, ma basta, non voglio sprecare tutti sti soldi. Dai, ma basta. Siamo a 140.000, anche di più. Qua superiamo i 200 se continuiamo così. Dai, ma che bestie che siete. Siete orripilanti. Tra un po' smetto, eh. No, ma non c'ho voglia di darti più di 200.000, dai. Minchia, era ora. Insomma, parcheggio. E altre non ne trovo per adesso. No, non ce n'è di particolari, quindi possiamo uscire tranquillamente. Abbiamo anche un Audi RS6 Avant e una McLaren F1, che vabbè, ci fa fare tantissimi soldi e va bene. Comunque la RS6 non so se la vendo, perché mi piace, poi a 20.000 km è praticamente nuova. Bene, per oggi invece direi di volare un po' meno alti e farci la Opel Corsa. Vieni qui, Opel Corsa, dimmi che non sei distrutta. Fai solo schifo. Sì, brutta è brutta, però secondo me dopo una bella lavata sarà sicuramente più bella. Sì, 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 ti lavo tutta. Quanto sarà bella dopo la lavata, insomma. Vabbè, dai, è comunque una macchinina simpatica e ci può stare. Ho deciso che la faccio tamarra. Se me ne darà la possibilità la tamarro per bene. I cerchi li faccio grossi. Tanta roba, qua posso montare due motori. O l'I4 turbocharged, turbo, o il BFM, che comunque è turbo, se non sbaglio è turbo anche quello. Comunque direi il BFM, perché il BFM prima ancora di elaborarlo parte già a 279 cavalli, invece il turbo a 180. Questa volta ho fatto un po' come succede nei programmi di cucina o di quelli dove vi fanno una portata in faccia, che vi fanno vedere le cose, e io questa volta mi sono già preparato un po' di motori. Come vedete non si scappa, li ho tutti, già tutti no, quelli che mi interessano di più, e ho fatto appunto il BFM, ma non, sì, ho fatto anche un turbocharged. Abbiamo già il motore fatto e questo è un bel aiuto, perché comunque tanta roba, eh. Facendo già il motore prima mi trovo con una bella fetta di video già risolto, e non è poco. E c'era anche un goccio d'olio, incredibile. Quasi non ci credo. Ok, incomincio a togliere un po' di cose, perché tanto queste vanno tolte comunque. Quindi meno male che ho già preparato il motore in precedenza. Voi a casa vi metterete lì, invece noi abbiamo già preparato. Voi invece dovrete farlo a casa. E loro corrono mentre ve lo dicono, voi non state più dietro la ricetta o quello che è, spaccate tutto e vi rompete le balle. Normalmente funziona così. La Opel Corsa ancora non l'avevamo fatta, e secondo me potrebbe avere un potenziale non indifferente, perché
se la panda e la grande punto hanno dato tanto, potrebbe dare tanto anche lei, assolutamente sì. E marcia in un modo incredibile, madonna se marcia. Questa parte un po' ve la taglio e ci vediamo quando ho smontato tutto. Ultimo pezzo e voilà, abbiamo tolto tutto. La macchina è praticamente spoglia. Adesso togliamo anche il resto. Cofano, paraurti, targhe, fari. Questo mi sta un po' sulle balle, lo mando via, poi lo rimetto dopo. Fianchetto, parabrezza, porta, tutto. Perfetto, i sedili, adesso poi gli do anche un'occhiata se si possono migliorare un po', perché questi sono veramente orripilanti, Via, togliamo veramente tutto. Ok, adesso chiamiamo Meretto Elettronica Fantastica e gli facciamo dare una bella saldata. Sì, 600 va bene. Grazie Meretto Elettronica Fantastica, cosa faremo senza di te? Tipo questi, ne prendiamo due così. Quello dietro cerchiamo sedile posteriore Town. È solo questo, cioè va bene. Potrebbe andare bene questo. Vediamo un po' come risulta. Allora, dietro abbiamo già capito questo. Beh, così già mi piace molto di più, Allora, prendiamo anche i pezzi della carrozzeria, vediamo se c'è qualcosa di bello in body tuning. Forse sì, poca roba, però qualcosa c'è e noi ce lo facciamo andare bene. Piuttosto che niente, meglio piuttosto, come si diceva. Quindi vediamo che cosa possiamo montare. Vabbè, abbiamo il paraurti, beh, carino. Faro più caruccio, più o meno, sì, insomma, dai. Faro dovrebbe essere un po' più carino, non mi ha fatto impazzire particolarmente, comunque. A vederli così i fari, non so se voi hanno fatto la stessa impressione. A me hanno ricordato un po' quelli della Delta terza serie 2008-2014, avete presente? Ecco, mi sembrano un po' quelli. Parlo del faro, non tutto il resto. Però il faro un po'... Vabbè, andiamo a prendere subito le targhe. Questa volta abbiamo le nuove targhe che utilizzeremo per la serie. Allora le metto subito. Le nuove targhe sono così: Italy Dark, dai, un po' di patriottismo. Una bella verniciata gliela diamo, perché non si può vedere così. È terrificante. Allora, bianca non mi piace. Oddio, gialla non è che mi dispiace. Ecco, guardandola così riesco a capire come ho percorsa. Se no incomincio a vedere tutto tranne che quello che è. Bello anche così. Questo colore un po' acido. Sì, mi piace, andata. Dai, dai, muoviti però. Che è che vernice, è troppo lento. Duma, e siamo tornati con la macchina che è un verde acido arrabbiato con la vita. Dentro abbiamo messo dei bei sedili avvolgenti arrabbiati. Ci sta, ci sta. Ora devo fare la spesa, però prima la selezione, poi vado a farla. Perfetto, la mia lista della spesa è bella importante. In teoria dovrei aver comprato tutto, poi in pratica, ma io in qualsiasi caso che faccio, vado a trestellare quanto? No, 18 pagine. No, che recupero, non voglio fare un recupero. Voglio trestellare. 19 pagine, non mi passa più. Velocizzo. Oh, le dita stanche, oh. Vado. Se avete pensato male, siete dei maniaci sessuali. Che poi non sarebbe sbagliato, perché siete nel canale più nudo di YouTube. Ci siamo quasi. Ah, non ne posso più, le ho due balle così. Abbiamo trestellato tutto. Takatsu. Allora, 4 dischi, ok. E li devo andare a trestellare, perché sono un genio. Facciamola frenare il più possibile. Takatsu. Ok, vediamo un po' se possiamo lavorare come Dio comanda oppure no. Qua lo scopriremo soltanto vivendo, sperando che non si blocca. Dai, forse ho preso tutto, in teoria. Ho anche trestellato tutto, incredibile. Ecco cosa ho dimenticato, adesso mi è venuto in mente. Incredibile ma vero. Dai che ci siamo forse, questa volta possiamo andare giù. Ecco, grazie. Possiamo andare giù secchi forse, in teoria, se tutto va come deve. Non sono sicuro, ma staremo a vedere. Non lo so, però vediamo, noi ci proviamo. Altro che Meretto Elettronica Fantastica, io sono Dark Meccanico Fantastico. Ormai mi sono fatto un'esperienza con questo gioco che potrei tranquillamente andare a lavorare da un meccanico, Forse no. Ok, ammortizzatore. E mi arriva un messaggio così immediatamente da Emanuele, che saluto, che mi dice: mi fai sempre sorridere, meno male. È la cosa migliore che io possa fare, credo, al giorno d'oggi. Per me è una soddisfazione incredibile portare un po' di allegria in una giornata così uggiosa. E comunque mi fa piacere. Comunque sono un po' invidioso, perché si andava di pari passo con i soldi e ora col cavolo, voleva dire, che ti recupero. Ma figurati, basta che fai anche tu una bella McLaren, e se lo giochi
su console invece, beh, ci vorrà un po' più tempo, ma ci arriverai anche tu tranquillamente. Vabbè, col PC ovviamente queste mod aiutano un po' a velocizzare il tutto, quello è vero, eh. Col PC ci sono tanti modi per velocizzare, c'è Cheat Engine, ci sono le macchine moddate, ce n'è di roba per velocizzare il tutto. Io adoravo le console e per esempio questa volta con Horizon, che a breve uscirà sicuramente, adesso non lo so quando uscirà questo video, magari quando esce questo video è già uscita la prima puntata di Horizon, non ne ho idea. L'ho sempre giocato su console e mi sono sempre trovato molto 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 bene. Alla fine Horizon non mi ha mai dato problemi, spero che non cominci a darmi problemi adesso che lo gioco su PC, perché su console andava molto bene, andava sempre liscio come l'olio. Su PC, speriamo, io me lo auguro sempre, perché non vorrei poi avere problemi magari nel registrare il video, che poi dopo devo smollare lì una serie che mi piacerebbe da matti, perché io adoro Horizon, sapete che l'adoro. Ok, qua sotto abbiamo praticamente fatto tutto, direi che ci siamo. Sì, poi vabbè, ovvio che devo ancora mettere il motore e tutto quanto. Va bene, abbassiamo e buttiamoci il motore dentro. Di sto colore fa la sua porca figura, eh. E ho preso un bel BFM così dal magazzino e ce lo butto dentro. Montiamocelo. Questi motori sono tutti elaborati al massimo e trestellati, eh. Li ho fatti io nei momenti un attimo liberi, per modo di dire, e ho perso un sacco di tempo. Ok, perfetto. Adesso lo alzo un attimo per finire un paio di cose. Ok, andiamo subito qui a prendere la scatola cambio, che no, col cavolo, non ce l'abbiamo la scatola. No, non abbiamo niente. Devo cambiare tutto. Ok, abbiamo messo liquidi e tutto quanto. Io ho provato a prenderne uno così e siamo passati da un 15 185 65 a un esagerato 20 205 40. Forse se riduco leggermente la spalla e lo allargo un po' non sarebbe neanche male. Quindi io direi di provare a fare un di nuovo 20 al posto di 205, portarlo magari a 225, e la spalla al posto di 40 portarla a 30. Provo dall'altro lato, vediamo come sta. Faccio danni, lo so già, io con i cerchi ho dei problemi, ci passerei le giornate. Adesso ci siamo. Allora, a me non dispiace, ve lo dico. È al limite, proprio limite. Però così mi piace, la spalla è più giusta. Io lascerei così. Non ho ancora capito, era tipo così l'auto, vero? Oh cavolo, no, l'ultimo usato è questo. Quindi date la possibilità di creare dei gruppi verniciatura. Ne mettiamo 4 insieme e li verniciamo contemporaneamente, perché sennò davvero diventiamo vecchie. Fatelo, per favore, fatelo. È arrivato il momento di montarle finalmente con questo bel verde birichino. Ho detto anche verde pisello. Ok, sì, ci sta, va bene, non sono schizzinoso. A sto punto potevo fare anche le pinze verdi, ma vabbè. Sì, un'auto che non si fa vedere in mezzo alle altre. Questo bel verdino leggero leggero. Però ci sta, non è venuta male. Ma vi rendete conto che mi ero dimenticato una boccola? Ma va. E ora vediamo, abbiamo 100 100 100 100. Boh, perfetto. Tiriamola giù immediata subito da qui. Facciamo convergenza, assetto fari, poi dinamometro. Sì, ne avevo alquanto bisogno. Direi proprio di sì. I fari dove andavano? Tutti e due tiravano basso basso, eh. E ci siamo. Ora, dinamometro. Oh, ok, procedere alla rullata? Assolutamente sì. Siamo partiti con 250 cavalli e 346 Nm. E ci facciamo 455 cavalli e 589 Newton, che... signori, non è poco, sia chiaro, su una macchina così sarebbero veramente roba da urlo. Abbiamo la Supra, che è quella che teniamo davanti all'officina, ma in realtà noi dobbiamo utilizzare la Corsa, che non mi ricordo più lui come la chiama, ma fa lo stesso. Ma dentro è pure carina, tutto sommato, Beh, dai, dai, ci sta, è caruccia, caruccia. Vediamo un po' che cosa ci combina. Sì, l'ho presa un po' così, un po' esagerata, però fa niente, dai. La nostra bella Opel Corsa. Comunque, ridendo e scherzando, è già a 300 e passa all'ora, eh. C'è poco da ridere, con quest'auto. Oh cavolo, ok. Siamo a 370. La madonna! Ma quanto va sta macchina? Ha fatto 386 km orari. Adesso voglio provare anche dall'altro lato un attimo. Dai, così, macchinina, tutto giù. Vabbè, 386 una Opel Corsa, signori miei, c'è da leccarsi le orecchie, voglio dire. Non so se rendo l'idea, ma... 370, 380, no, mi sa che non ce la facciamo neanche stavolta andare tanto oltre. No, vabbè, dai, a parte che l'avremmo distrutta, ma fa niente.
siamo a 387 km/h e io mi trovo bene così, direi che va più che bene. Rendetevi davvero conto, 387 km/h su un Opel Corsa. Vabbè, follia. Pista da corsa e andiamo. E vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo se intanto si parte decentemente senza esagerare, dai. Sì, dai, ci siamo, una partenza quasi decente. Più o meno. Dai, apri però, sono tutto giù. Dai, voglio un po' di velocità da quest'auto, mi aspetto grandi cose. Spero, insomma. Una frenata, sì, frena. Dai però, ti devi un attimino riprendere, su. Cavolo, per un attimo mi è sembrata la Zoe da dietro. Cavolo. Dai tutta te stessa. Tutte di più. Oddio, che frenate che ho fatto qua. Meno male che ci sono i freni nuovi. Mamma mia, che cosa non ho fatto. Dai, oddio. Oh cazzo, cosa è successo? L'Opel Corsa ha totalizzato 1:25.388 piazzandosi prima. Direi di guardare la classificona, ma c'è poco da fare. La Opel Corsa è prima nel mega classificone qua su Car Mechanic. Lo so, fa strano il cuore, ma è così. Brava Opel Corsa. Mi dispiace persino venderla, però non lo so, tenerla, non te la... Vediamo quanto ci darebbero intanto. 74.000. In realtà un guadagno abbastanza buono, ma neanche eccessivo. A questo punto direi di fare una bella cosa. Non la vendo e la metto qua. Ok, dai. Un'auto modesta che però è prima in classifica, è una bella auto che mi è sempre piaciuta e la tengo qui perché proprio mi piace tanto. Per adesso va così, poi vabbè, le metterò magari ogni tanto nel parcheggio, adesso vedremo un po', a seconda delle auto che farò, le sposterò e cambierò il loro posto. Per adesso va bene perché ci ha dato delle grandi soddisfazioni e stica, è arrivata prima. Certo che vedere una Opel Corsa davanti alla GTR mi fa un po' male la salute, però dai, tanto riprenderemo anche, magari rifarò un GTR, rifarò una gara come Dio comanda e sicuramente le cose cambieranno non di poco, però vabbè dai, per questa volta come si usa dire stacce, basta così. E da questo parcheggio che si sta popolando, anche se sarebbe stato bello poter aggiungere altre auto qui o al fondo togliendo questo scatafascio e mettere le nostre auto, sarebbe stato ancora meglio, ma vabbè. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi chiedo un bel pollice su, ma soprattutto tanti commenti qua sotto che sono la parte importante. Un salutone, alla prossima, ciao belli.